Rachel Ann M.C. Adams nasce il 17 novembre 1978 a London, cittadina situata nell'Ontario, all'St. Joseph S. Hospital, lo stesso in cui sono state girate alcune scene di uno dei suoi più celebri film, Le pagine della nostra vita. Cresce nella vicina St. Thomas con i genitori freelance, un camionista, e Sandy, un'infermiera, la sorella Kaylin e il fratello Daniel. All'età di 4 anni inizia a gareggiare nel pattinaggio di figura e a 13 anni recita per la prima volta nella compagnia teatrale Original Kids, fondata quell'anno nel campo estivo di St. Thomas e che durante la stagione invernale continua a riunirsi a London, mettendo in scena soprattutto opere di William Shakespeare. Ha frequentato la Myrtle Street Public School e il liceo statale Central Elgin Collegiate Institute, ma in quegli anni abbandona la recitazione, considerata solamente un gioco, finché un insegnante dell'ultimo anno le consiglia di presentarsi ad un provino per un film drammatico. Si tratta di una produzione studentesca intitolata A Live in a Little Town, che ottiene ottimi riconoscimenti. Successivamente viene accettata dalla rinomata York University di Toronto, dove si laurea con onori e BFA. In teatro, negli anni di università interpreta il ruolo di una bambina in The Piper, un progetto della Toronto SNS Serie Angel Theatre Company, continua a far parte della compagnia Original Kids e si iscrive alla scuola di recitazione di David Rothenberg. Il 10 aprile 2018 dà alla luce il bambino avuto dal fidanzato, lo sceneggiatore Jamie Lindon, a cui è legata dal 2016. La M.C. Adams inizia la sua carriera cinematografica con un'apparizione nella serie disneyana Il famoso Jet Jackson, nel ruolo di Anna Grant. Il debutto sul grande schermo è in una pellicola italiana del 2002, My Name is Danino di Paolo Virzì, nel quale interpreta Sally, la ragazza americana che fa perdere la testa al protagonista Gaetano. Nello stesso anno recita a fianco di Ron Schneider nel film Hot Chick, una bionda esplosiva. È inoltre protagonista femminile della prima stagione della serie televisiva canadese Slings and Arrows, accanto a Paul Gross. La sua crescente notorietà la fa però escludere dalla seconda stagione, in cui appare solo nel primo episodio. Nel 2004 fa il provino per il ruolo della liceale Cady nel film Mean Girls. La parte viene assegnata a Lindsay Lohan, ma alla M.C. Adams viene proposto il ruolo dell'antagonista Regina George, un personaggio che le regala una grande notorietà e che si ispira all'Alec Baldwin di Americani. In quello stesso anno arriva alla consacrazione con il film Le pagine della nostra vita, tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Il film le porta soddisfazione sia sul piano personale sia su quello professionale. Durante le riprese si fidanza con il collega Ryan Gosling, relazione interrotta nel 2007 e poi ripresa brevemente nell'estate del 2008. Per la sua interpretazione in questo film e in Mean Girls ottiene complessivamente il record di 5 nomination in un anno all'MTV Movie Awards, vincendone 3. Nel 2005 interpreta il ruolo di Claire nella commedia campione di incassi Due Single Nozze, Wedding Crashers con Owen Wilson e Vince Vaughn, quello di Lisa Reissert nel thriller di Wes Craven Red Eye e quello di Amy Stone nel film La neve nel cuore. Inoltre si classifica 14esimo tra le 100 ragazze più sexy del 2005 secondo la rivista Maxim e prima nella classifica di Muck Music V2 20 Sexiest Girls. Il 2006 è per la M.C. Adams un anno di pausa. Rifiuta infatti due ruoli molto importanti, uno è quello della Bond Girl Vesper Lind nel film Agente 007, Casino Royale. Nel 2007 ha invece girato moltissimi film, da Arsenico e Vecchi Confetti di Ira Sachs, a fianco di Pierce Brosnan, A The Lucky Ones, Un viaggio inaspettato di Neil Burger,
senza dimenticare l'attesissimo Un amore all'improvviso di Robert Schlentke a fianco di Eric Bana. Nello stesso anno ha invece rifiutato di apparire sulla copertina di Vanity Fair al fianco di Scarlett Johansson e Keira Knightley quando ha saputo di dover posare nuda. Nel 2008 interpreta una giovane giornalista e blogger nel dramma State of Play, a fianco di Russell Crowe, Ben Affleck, Helen Mirren, Jason Bateman e Robin Wright Penn. Sempre nel 2008 escono nei cinema americani Arsenico e Vecchi Confetti e The Lucky Ones, Un viaggio inaspettato, girati l'anno precedente. A fine anno Rachel ottiene il ruolo di Irene Adler nel nuovo film di Sherlock Holmes diretto da Guy Ritchie a fianco di Robert Downey Jr. e Jude Law, mentre nei primi mesi del 2011 uscirà il film Il buon giorno del mattino, a fianco di Harrison Ford e Diane Keaton. Nel 2010 ha la possibilità di lavorare con due registi di grandissima caratura, Woody Allen e Terrence Malick, che le affidano ruoli di primo piano nei loro progetti in uscita, rispettivamente Midnight in Paris e To the Wonder. Inoltre recita accanto a Channing Tatum nella commedia sentimentale La memoria del cuore, in cui interpreta Paige, una giovane donna che dopo un incidente automobilistico perde la memoria, riprende anche il ruolo di Irene nel seguito di Sherlock Holmes, sempre sotto la regia di Guy Ritchie. Nel 2013 partecipa al film Questione di tempo, diretta da Richard Curtis. Nel 2014 è co-protagonista nel thriller di spionaggio La spia, a Most Wanted Man assieme a Philip Seymour Hoffman, Robin Wright e Willem Dafoe. Nel 2015 è protagonista della pellicola Sotto il cielo delle Hawaii, accanto a Emma Stone e Bradley Cooper e recita nel film Southpaw, L'ultima sfida e nella serie TV True Detective. Inoltre interpreta Sasha Pfeiffer nel thriller storico Il caso Spatlet di Tom McCarthy, pellicola candidata a 6 premi Oscar, tra cui quello alla miglior attrice non protagonista, premio vinto poi da Alicia Vikander. Il film vince comunque 2 Oscar nelle categorie miglior film e miglior sceneggiatura originale. Nel 2016 è al fianco di Benedict Cumberbatch nel film Doctor Strange, appartenente al Marvel Cinematic Universe, in cui interpreta Christine Palmer, una collega di Strange. Nel 2018 è protagonista della pellicola Game Night, Indovina chi muore stasera. Il film narra di gruppo di amici che si incontrano regolarmente per delle serate di gioco e si ritrovano a risolvere un misterioso omicidio. È una sostenitrice dell'ambiente e ha fondato con 2 amici il sito greenissexy.org. È coinvolta in molteplici campagne sociali ed umanitarie. Nel 2006 ha prestato soccorso alle popolazioni colpite dall'uragano Katrina. Nel 2011 ha partecipato alla manifestazione Occupy Toronto, protestando contro la disuguaglianza economica, il capitalismo e l'influenza delle lobby sul governo. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Rachel McAdams è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.